Adesso Giovanna Rossiello con le sue pratiche migliori per comportarsi bene, la cosa giusta, qual è la cosa giusta di oggi? Ricordare che finalmente in Italia sarà istituito il giorno del dono. Oggi a Roma è la prima delle tre tappe che vedono Roma e Milano per sostenere il dono come pratica anche per uscire dalla crisi. Ecco, questo che vediamo, il simbolo del giorno del dono, un nodo che diventa un dono. È vero, Edo Patriarca, il presidente dell'Istituto Italiano della Donazione? Sì, è un nodo marinaro, abbiamo fatto una ricerca che ha questa potenza che più si tirano i fili e più diventa forte e si robustisce. Per ricordare appunto che il dono è una grande risorsa, una grande opportunità e racconta l'Italia che fa bene, l'Italia dei tantissimi cittadini che nonostante la crisi e la fatica anche di questo passaggio difficile del paese continuano a donare tempo, denaro, beni, gratuità, solidarietà. Credo che sia davvero una giornata della buona Italia. Ecco, e questo è importante. Allora, a proposito di doni, vediamo il dono di due sorrisi di due ragazzi che sono Erineo e Adau, che hanno potuto tornare a sorridere per la prima volta grazie ad una grande rete di solidarietà tra associazioni e i bambini di una scuola di Roma. Ci racconta tutto Alberto Zappalà. La nostra scuola ha organizzato un evento, abbiamo guadagnato dei soldi grazie al contributo di tutti. Li abbiamo donati a un'associazione che si occupa di bambini che hanno il labbro leporino. Abbiamo fatto questa fiera, abbiamo venduto giocattoli, cibo e i soldi che abbiamo raccolto sono stati mandati a tutti quanti i chirurghi, i dottori. Non solo gli adulti possono aiutare a cambiare la vita di un bambino, ma anche gli alunni possono donare, possono, come abbiamo fatto noi. A volte una storia di generosità deve avere molti volti. In questo caso, grazie alla cooperazione di tante forze, si è creata una catena di aiuti, partiti dall'Africa con la Fondazione Amen, a cui sono stati segnalati Erineo e Adao, affetti da labbro leporino. Adao è per noi un bambino speciale, lo stiamo ospitando in vista di questa operazione tramite l'ambasciata italiana in Angola, e con Operazione Smile è stata organizzata questo viaggio e questa operazione che il bambino avrà nei prossimi giorni. Si è messa quindi in moto la macchina della solidarietà, che grazie ai fondi raccolti dall'Istituto Roma International School ha condotto i due bambini in Italia e alla Marina Militare, che a Taranto ha messo a disposizione la sala operatoria della portaerei Cavour. Tutto coordinato e realizzato da Operation Smile. La nostra assistenza è tutta rivolta verso i bambini italiani o stranieri ma residenti ormai in Italia e anche a bambini che con progetti speciali vengono poi portati dai paesi a noi vicini, soprattutto dell'area mediterranea, per poter svolgere gli interventi un po' più complicati che nei paesi dove noi siamo presenti non è possibile svolgere. Allora, Operation Smile è una delle 66 associazioni che fanno parte, che hanno avuto l'autorizzazione all'uso del marchio Donare con Fiducia proprio dal vostro istituto, Istituto Italiano della Donazione, Patriarca. Oggi presenterete alla Camera i risultati sul dono degli italiani con la crisi, come ci stiamo comportando? È un segnale, sì, oggi alla Camera, fra un po' proprio presenteremo l'ultima indagine sulle raccolte fondi 2013 e inizio 2014, e il segnale è un segnale rincuorante, cioè gli italiani nonostante la crisi, nonostante la fatica continuano a donare seppur in misura minore, ma lo fanno costantemente, sostenendo appunto quella parte di paese buono, io lo chiamo sempre così, il cosiddetto terzo settore, che continua nonostante la crisi a costruire reti, amicizia, fraternità e solidarietà. È un racconto importante e significativo, un trend anticiclico, come dicono gli economisti. C'è la crisi, tutto cala, ma questa esperienza di donazione degli italiani si mantiene ferma,
vuol dire che l'Italia è davvero un buon paese. Ecco, quindi tre tappe. Milano, Torino, Roma. Oggi. Ecco, è un'iniziativa che ha il sostegno del Parlamento, poi, no? Sì, è una legge che è stata approvata al Senato, merito anche di tanti intellettuali e anche del Presidente Ciampi, che è stato primo firmatario di questa legge. La legge è passata ora alla Camera, le commissioni l'hanno approvata e attendiamo che si arrivi all'approvazione definitiva, speriamo davvero in tempi brevi. Dopodiché si procederà in questo passaggio, questo racconto che parte stamattina, poi a Milano parleremo dell'Italia della trasparenza, perché donare chiede poi a chi riceve, certo, grande capacità di raccontare, di rendere conto, e sabato mattina a Torino celebreremo la giornata del dono, il 4 di ottobre. Grazie Presidente Patriarca, grazie Giovanna, con te ci troviamo martedì prossimo con un altro argomento di buone pratiche.